Tieni, ma devo fare la intro? Cosa vuol dire? Welcome, welcome. No, stava accadendo. È un vlog, non devi farla. Allora, ciao a tutti. No, inizio carico però del vlog, Lucky, dai. Buongiorno. Ma senti, io non sono te. Buongiorno ragazzi. Luca non ha voluto fare la intro perché l'ho cazziato, però come avrete di sicuro visto anche voi, perché prima comunque avrete visto anche voi che, perché quella parte la metto ovviamente. E no, rompi palle, scusate. Dove stiamo andando? Stiamo partendo per andare in Sardegna, la mia prima volta in Sardegna. Aspetta, Luchino. Ah, volevo farvi vedere questa bellissima canottiera di H&M. Luca l'ha presa appunto di H&M perché ieri sono andati e io ho preso la maglietta con questa fantasia. E lui ha visto la canottiera e ha detto, compriamola! Tanto, ecco. Che vola, non funziona. Comunque, magari voi vedrete anche questo video di mattina e tutti dicono che tutte le volte che inizio il vlog urlo, ma oramai sapete che io sono molto pam pam. E niente, adesso ci dirigeremo a fare colazione, va bene? Saluto dai Lucky. Ciao ragazzi. Allora, eccoci qui all'aeroporto di Milano Linate. Allora, io ho impacchettato la valigia perché se no me la rovinano, e il peso mio era 22,3, invece quello di Luca era 21,2. C'è da dire la verità, ossia sì, che spiega bene il peso. In che senso? La mia pesava 17 kg. Sì, la sua pesava 17 kg. Il problema è che io, la mia, pesando la casa, pesava 26, quindi ho sforato di 3 kg. Di conseguenza ho dovuto, Luca gentilmente si è come dire, offerto di cogliere il mio beauty nella sua valigia. 4 kg in più, perché già solo il mio beauty erano 2 kg in più. Poi cacci dentro qua, cacci dentro là e alla fin fine eccoci qua. Comunque bene, il viaggio sembra per il momento tutto a posto. Arrivati in straorario, c'è poca gente, perché abbiamo visto mentre notavamo i posti sull'aereo che non c'era tanta gente sinceramente, quindi per il momento va tutto bene. Ci vedremo tra poco. Allora ragazzi, siamo qua. Valigie imbarcate. Valigie. Mi sembra tipo di andare in Germania come per il mio compleanno. Comunque valigie. Spero che non ci siano altrettante disgrazie però. No, veramente no. Per il momento. Però l'andata in Germania andava tutto bene. Forse è il ritorno che ci frega un pochino. Comunque devo urlare perché sennò ce non l'hai bufata, eh. Devo urlare perché sennò voi non sentite quello che dico. Niente, quindi adesso dovremo aspettare. Io per dirvi questa cosa dell'aspettare, cioè arrivare almeno 2 ore prima, non la capisco. Perché non capisco perché, ok, è vero per passare sotto i controlli, tutte queste cose qua. Anche per volevamo imbarcare le valigie. Esatto, però è tantissimo 2 ore prima. Volevamo lamentarci con Meridiana perché abbiamo fatto il biglietto cartaceo per sicurezza. No, no, c'era scritto che dovevamo stamparlo proprio. Esatto, è vero, in effetti è vero. In più il problema è questo, ossia che, cioè il problema, la cosa che mi è piaciuta un sacco di Linate, perché non vengo spesso a Linate, perché appunto siamo a Linate, è che allora normalmente in aeroporto arrivi al metal detector e lì c'è la persona 2 passi prima che ti controlla il biglietto. Qui a Linate invece no, cioè prima c'è un posto dove si, cioè ci sono le, come nella metropolitana, i tornelli, chiamiamoli così, dove appunto le persone vanno a passare la loro carta d'imbarco. Noi, ma come, in realtà c'è anche Malpensa il terminal 2. 2, perché io andavo all'1 di solito. E noi, come normali cristiani, siamo passati da questo posto. Io passo col telefono ed è andato. Luca ha passato con la carta d'imbarco cartacea e non è andata. Giusto, quindi non funziona, ragazzi. Quindi noi ci volevamo lamentare con l'aeroporto di Malpensa. E sì, non solo, anche il sito e di Meridiana fanno veramente schifo. Anzi, vi volevo dire, io non volo mai con Meridiana. Anzi, non ho mai volato con Meridiana. E a me personalmente non piace come compagnia aerea. Poi, no, non abbiamo altra scelta, esatto. In più appena arriveremo ad Olbia, perché appunto atterreremo ad Olbia, prenderemo la macchina a noleggio, perché abbiamo preso la macchina a noleggio. E niente ragazzi, quindi il viaggio per il momento è abbastanta tranquillo. L'avrò detto 10.000 volte, però è così. E noi ci vedremo dopo, assolutamente. Bene ragazzi, non sentirete niente, ok? Allora, io
E Luca, vi vogliamo dire che già sul pullman per arrivare qua c'erano dei vecchietti che hanno veramente A lamentarsi per mamma mia. E questo e l'altro è su e giù. Abbiamo controllato i loro biglietti. Non sono vicino a noi, lontani da noi. Perché guardate, io non avrei potuto reggere la cosa. Comunque, questo è l'aereo. Oddio, guardate, un decollo. Oddio, dov'è? Adesso, come sono vicina. Prima a dire che a me Meridiana non piace. Anche la livrea a me non piace di Meridiana. La livrea è praticamente il, come si può dire in italiano, il package, cioè già livrea in italiano. La livrea è tipo le strisce, come si fa a dire non mi viene. Il design. Design, grazie Luca. Non mi piace. Adesso vediamo gli interni, così vedrete anche i miei colleghi assistenti di volo. Vediamo, saranno vecchi bacucche. Ah, il tatuaggio! Ok, stiamo entrando. Ragazzi, stiamo entrando. Eccoci dentro l'aereo, che sono scuro. Okay, buongiorno. Non c'è problema, grazie. Allora, non manco salutato. Salutami? A me no, forse non mi... Non stavo simpatico. Comunque dentro si dà un design abbastanza accettabile. E nulla di che, nulla di eccezionale, ragazzi. Comunque vi volevo dire una cosa. A me personalmente, come vi ho già detto, magari sarò ripetitivo, ma a me non piacciono gli aerei così vecchi. Cioè mi rimane proprio gli aerei vecchi. No, a me viene l'ansia perché è piccolino. Ma lui ha paura anche di volare. Io no, però a me gli aerei così vecchi non piacciono. Ve lo ribadisco, ragazzi. Posso dirvi che forse c'è un pochino più di posto per le gambe, ma proprio un pochino. E poi qua in pelle, pelle. Alta qualità. Di 40 anni fa. Mi piace un sacco che la Santal sia unita a Meridiana. Ecco, appena mette a fuoco, vabbè, il senso l'avete capito. Comunque adesso siamo in mare aperto, completamente in mare aperto. Come è stato il viaggio, Luca? Tranquillissimo. Beh, veloce, no? Ma hai ancora tanta paura? No, solo se ci sono le turbolenze. Ma hanno detto che in fase di atterraggio saranno delle turbolenze. Per ora è tutto tranquillo. Va bene, ciao, ciao. Non so cosa sentirete, spero che voi sentiate qualcosina. Arrivati in piscina, però ci hanno appena informati che domani passerà il vento, quindi tutto sotto controllo. Adesso io entrerò in acqua per collaudare le pinne, ragazzi, sarà un evento. Allora ragazzi, Tiago si sta cingendo a mettere le pinne. Già messo. Era molto ansioso di provarle e si spera che funzionino alla perfezione, perché altrimenti romperà le palle tutta la vacanza. Vado. Ecco la balena. Il sub, mamma mia. Io non te lo consiglio perché ragazzi, la balena si è spiaggiata. Che fredda, ghiacciata. Wow. Che sensazione. Ragazzi, spaccano. Facciamo un primo piano della balenottera. Aveva ragione, no. Aveva ragione il mio amico Enzo. Basta, eh? Eh no, io sto aspettando che tu parta. Aspetta che torni a me. Freddo. Un attimo. Ma ti butti? Vai, sciogliti i capelli.
Eccola. Ragazzi, guardate che splash. Com'è andata? Bene, funzionano. Le tue prime impressioni? Eccitato. Tu eccitata? Sì. Basta. Allora, ciao. Ragazzi, non ho vloggato perché stavamo appunto cenando. Abbiamo mangiato le cuscettine di pollo. Ali. Le alette di pollo. Luca è sempre qua, a me con la telecamera. e niente, quindi per quello che non ho vloggato, fuori c'era ancora il maestrale. Speriamo che domani passi, perché quando arriva il maestrale dura 3 giorni, giusto? E si va di 3 in 3. Esatto, se non dovesse passare durerà ancora per altri 3 giorni. Quindi siamo qua con le dita incrociate, perché andare in spiaggia con questo vento è veramente una cosa impossibile, perché è tanto tanto forte e fa anche un pochino freschino. Detto questo, volevamo vedere la puntata di Temptation Island dell'altro giorno, recuperarla, ma il wifi non ce lo permette, perché qui la connessione c'è il wifi, ma è debole perché non penso che non ci sia abbastanza copertura. Sì, non c'è, siamo un po' tagliati un fuori. Po' tagliati fuori, anche il telefono non è che funzioni molto bene, quindi non siamo riusciti a vederlo e chi lo sa. Quindi adesso sto vedendo un po' la TV cosa ci offre, ma non c'è nulla di che. Quindi io sono anche un po' stanchino per via del viaggio, ovviamente. Siamo andati anche a fare il bagnetto in piscina, come avete visto, è vero che Luca ha vloggato. E nulla, vi volevamo augurare buonanotte. Domani io e Luca andiamo a ritirare l'auto che abbiamo preso a noleggio, quindi ovviamente vi porteremo con noi. E noi ci vedremo assolutamente domani. Quindi un bacio e grazie per aver seguito questo primo giorno del nostro vlog. Buonanotte. Buongiorno. Scusate, questa intro un po' improvvisa. Non eri pronto, Lucchi? No. Allora, noi stiamo facendo la colazione dei campioni, ossia latte. Cioè, guardate che tazza enorme. Però abbiamo deciso di fare una colazione ricca. Qui ci sono un po' di cosine, i cereals, cereali. Poi c'è questo latte che mi hanno preso apposta per me, perché appunto, come potete vedere, senza lattosio. Anche il mio. Luca beve latte al cioccolato di soia. Sì. Latte di soia al cioccolato. Ecco. È mattina. Sì. E niente, perché allora Luca non piacciono queste cose di soia, vedete, però comunque appena la macchinetta metterà a fuoco, comunque l'ha assaggiato e la macchinetta non mette a fuoco, l'ha assaggiato e comunque non gli è dispiaciuto. Come no, dai, non è male. Ma infatti pian piano lo sto abituando a mangiare, lo sto abituando, quando viene da me mangia per esempio pasta integrale della Barilla, perché quella non sente che sì, integrale. Io preferisco le cose di vacca. Di che cosa? Questo è il cane di Luca che mi odia. Adesso ve lo faccio vedere se si può riprendere oppure mi sgagna. No, neanche. Oh, questa è la mia faccia mattutina, neanche la ripresa si può fare. Oh, cioè, non è che mi odia. Lui con tutte le persone esterne alla famiglia diventa un po', cioè, aggressiva, abbaia. Dopo, come vi ho già detto, ieri sera andremo a prendere la macchina, perché ci arriva a prendere Gianfranco Gian. Per gli amici Franco Gian. Ah, per questa immersione vi volevo anche dire una cosa. Ieri, mentre andavamo all'aeroporto di Linate, che stavo guidando io, perché c'era anche mio fratello, per terra sulla strada c'era scritto, al posto di aeroporto, per le indicazioni per andare all'aeroporto, c'era scritto porto aereo. Per gli amici. Quindi oggi Gianfranco, Franco Gian. Cioè, praticamente Gianfranco è il tassista. E niente, quindi a dopo. Avete visto queste due macchine, no? Che vi ho fatto vedere poco fa? Ma perché ve le ho fatte vedere? Adesso vi spieghiamo. Sono due Smart 4-4, quelle che abbiamo appunto preso a noleggio. E il problema qual è? Che eravamo su, io metto la chiave, non va, non gira, non va. Infatti stavo già cercando su internet come accendere. Come ho detto, ma non va, non va, non va. E ho detto, ma guardiamo il numero, perché sopra di noi, perché sono numerate le macchine, non c'era il cartello. Ho detto, abbiamo contato, noi avevamo la macchina 93 ed eravamo sulla 92. Quindi noi stavamo spaccando dentro la chiave pur di entrare nella Smart. Però ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Bene, adesso possiamo partire. Si spera. Allora ragazzi, siamo arrivati a Baia San
Sardegna, spero che mi sentiate perché c'è il vento. E niente, volevo presentarvi un attimo l'outfit di Tiago. Perfetto giro, Eccoci qua ragazzi, guardate. Le scarpe. Oggi abbiamo un completo militare. Esatto, vorrei far vedere che anche sotto il costume militare. Facciamo vedere bene. È militare. E niente, anche la borsa, perfetto, ora è tutto abbinato, ragazzi. Si alza tutto, però vabbè. Sì, perché questa qua sarebbe una maglietta long fit, solo che viene utilizzata da Tiago come vestitino. Dai Tiago, facci una sfilata. Aspetta, metto le ciabatte. No, adesso, dai. No, un attimo, metto le ciabatte e la faccio. Va bene. Sì. Dai ragazzi, guardate come Marilyn Monroe. Ragazzi, aveva perso il sacchettino della scarpa. Scusate di nuovo. Ecco. Chissà se ce la faremo. Ah no, volevo mostrarvi l'outfit completo con le ciabattine. Eccoci. Pronti. Eccoci che ci fa la sfilata, ragazzi. 3, 2, 1, let's go. Na 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 na. C'è anche la posa finale, scusate. Basta, togli. Con le pinne. Ho preso in mano io la situazione. E comunque ovviamente questo outfit lo riproporrò nei giorni successivi, perché al massimo lavo il vestitino qua e poi lo riproporrò. E niente, speriamo sempre che si sente quello che si senta quello che stiamo dicendo. Qua c'è molto meno vento, volevo farvi vedere l'arrivo in Dassi al mare. Stavo andando nella steppa, stavo andando. E ma è questa l'entrata a te? Oh, veramente? Ma ci dobbiamo addentrare? Oh, nella savana. Prego Luca, aprila tu. Guardate il costume di Luca quanto è bello. Comunque, sapete che... No, non aver paura, ci saranno le bisce. Sapete che a me piace dare sempre il buongiorno, sempre in modo diverso, sempre. Oddio che spine. Ma è possibile fare un'entrata della spiaggia in questo modo? E adesso appunto stiamo andando alla spiaggia Lisciaruia, giusto Luca? E niente, ovviamente qui i parcheggi sono a pagamento e costano un fottio, 2,50 euro ogni ora. Allora stamattina, come si dice, abbiamo fatto colazione, scusate ma il parcheggio... Guardate ciò che lo sto facendo, ditemi voi se è normale. Cioè, uno per andare in spiaggia è tutto un modo per far perdere tempo e far pagare di più i parcheggi. Comunque, stamattina abbiamo fatto colazione, ci siamo svegliati abbastanza presto perché abbiamo voluto appunto venire qui presto in spiaggia, al massimo dormiamo in spiaggia, perché così almeno ci godiamo, perché sennò stare a letto a poltrire e non godersi la spiaggia, perché dopo c'è tanta gente, non è una cosa bella. Ragazzi, vi devo raccontare una cosina, però ve la racconterò in seguito, non so se oggi o nei prossimi giorni, però sappiate che vi devo raccontare una cosa brutta che... ci è accaduta a me e a Luca. Grazie al cielo non è andato tutto a termine, diciamo. Quindi state sintonizzati, state sintonizzati che ci sarà una cosa che vi dobbiamo raccontare, che è successa in aeroporto. Ragazzi, eccoci qua. Allora, come potete vedere, ormai io amo il vestitino.
e io e Luca abbiamo le stesse identiche taglie proprio di vestito, tutto. Tant'è appunto che Luca mi ha regalato, cioè mi ha prestato, non regalato, le sue scarpe fluo, giusto da abbinarle al vestitino per passare ancora di più inosservato. Luca è senza la parte sopra e io sono senza la parte sotto. Quindi secondo noi non ci faranno entrare al suo mercato. Adesso sono un po' scuro, però vabbè. Adesso la resa dei conti è vicina. E proviamo, ragazzi, dai. Uno, due, tre. Buongiorno. Buonasera. Salve. E quindi questo è quanto, ragazzi. Amore. Eccovi qua di nuovo, come avete visto prima siamo andati a fare la spesina e comunque siamo potuti entrare in quello stato un po' pietoso. Luca vuole far vedere la maglietta rotta. Io sono in accappatoio, ragazzi. Comunque, allora, vi volevo dire, vi volevo dare questa informazione, ossia che adesso io e Luca andremo a fare la pasta carbonara, cioè principalmente la farò io perché so cucinare, e stasera andremo a... Ribadiamo che Tiago è proprio un ragazzo da sposare. Comunque, cucinerò io la carbonara e andremo dopo a Porto Cervo, però... Per la preparazione velocemente vi porto con me, o meglio con noi, alla preparazione. Per mettere sulla concia bisogna di farvi vedere, vi faremo vedere dopo. Allora, abbiamo messo sulla pasta, la pancetta che adesso accenderò. E Luca vuole chiedere scusa per il suo outfit, non è molto presentabile la signora. E speriamo che sia buona, abbiamo fatto 3 etti in 2, raga. Perché siamo affamati. Non mi aspetta neanche, ragazzi, neanche. Guardate il piatto di Luca, quanta pasta ha dentro. Luca, vergognati. Abbiamo abbondato. È lucido perché ha messo il dopo sole, eh? E io invece così, ma ce ne l'ho ancora io. È buona, eh? Cosa? Pascottina. O di stracotta? Ma tu la vuoi sempre stracotta, Dios mio? Io la faccio sempre al dente e ti la menti sempre. Te la mangi così e basta. No, è perfetta. C'è una... C'è un'ape. C'è un'ape che... Luca, ma dov'è? Oddio, oddio, Luca. No, mi sono sentito male. Mi sto distruggendo chi? Oddio, guarda che è lì per terra. Davvero? Ah no, non è lei. Pensavo fosse questa. Va. Che ce l'abbiamo addosso sui capelli magari. Ma che tutti sentiranno le urla dire. No, Luca, è là, è là. Ce la faremo, ragazzi. A parte che mi sentivo già un po' lo sbocco adesso, sto con st'attività. Perché lui mangia tanto, cioè, quando sono tanti... Là. Ma per cosa vuoi la mia pasta? Quando sono tornati alla Germania... Entriamo, Luca. Quando sono tornati dalla Germania ho mangiato 1,80 e non gli è venuto lo sbocco. Spiaccichiamola. Invece adesso gli è venuto perché ha mangiato in fretta. Allora, è andata. Entriamo? Dai, Luca, entriamo, ti prego. Spiaccica, no. Ma l'ho presa. Vai, vai. Oddio, ragazzi. Tramortita. Ragazzi, l'ha uccisa. Ecco, bravo Luca, ci hai risolto. Sono pezzato io, eh. Cioè, guardate quanto sono sudato, raga. Io ho preso anche il libro Chi, ma non è servito, era molle. Lui con la sua forza brutta ha schiacciato tutto. Allora, ragazzi, noi siamo pronti per Porto Cervo. Questo è il mio outfit. Magari l'avete già visto, però non è che ho 10 miliardi di vestiti, non è che ne ho portati in infinità. Comunque... Comunque è questa maglietta verde, quella del canale, pantaloni gialli, non so se si vedono, e scarpe argentate. Ah, oggi sono total Zara e Zara. Luca invece che è svaccato, chiudiamo scusa per il letto, è in questo modo, Luca.
Look è militare, nero, i pantaloni sono miei e le scarpe nere, easy. C'è da dire che Tago non ha voluto gentilmente prestarmi le Hogan. Sì, e poi? Non so se mi sentirete perché c'è vento e ovviamente non mi vedrete perché... Splendente, poi ti verrà con me. Perché? Non è così, però fa niente. Sta fiamma ramai. Ma destiny Dragon Ball, io so che tu lo vedi, sai, Dragon Ball, perché non c'è. Comunque ragazzi, giusto per farvi capire che siamo arrivati a poi, io sono in mezzo alla rotonda mentre vloggo, ragazzi, senza neanche guardare. Oh, comunque per farvi vedere un attimino il fatto che siamo arrivati a Porto Cervo, vi facciamo vedere 3 euro all'ora. Vi facciamo vedere un po' gli yacht, insomma. I nostri. I nostri, sì. Cioè, guardate che roba, ragazzi. E questo è This is Porto Cervo. E niente, infatti il mio è quello, il terzo yacht che vedete là. Non so. Ragazzi, ecco qua c'è luce. Comunque adesso non continuerò a vloggare di sera solo per il semplice motivo che mi pixelizza tutto, perché non riesce a prendermi bene, e poi perché è buio, va bene? Noi ci vedremo dopo. Ah, abbiamo messo io Luca la macchina in un posto abusivo, perché tanto qui a Porto Cervo metto la macchina ognuno dove cavolo vuole, quindi abbiamo messo la macchina in un posto abusivo vicino a un burrone, però fa niente, la nostra smart resisterà a tutto. Devo alzare? Sono parole. I get the power you make. Comunque, buongiorno ragazzi! Who got the power? Risvegli energici! Allora ragazzi, non guardate la mia faccia, perché siamo ritornati dalla piscina e mi sono addormentata in piscina. Niente, allora, pomeriggio non vi porterò con noi, non vi porteremo con noi, perché andremo a Baia Sardegna, giusto? Baia Sardegna è la prima spiaggia che avevamo visto, quindi è la stessa identica cosa, quindi non ha sentito portarvi con noi, quindi di conseguenza parlo un po' meno solo perché sono stanco, di conseguenza pomeriggio non verrete con noi, sono tipo le 12, tra poco mangeremo il pollo con la soia, mi hanno detto dalla regia, con la soia. Bene, andremo alla Baia Sardegna, io farò un po' di immersioni, dobbiamo vedere se ci danno la GoPro e dopo andremo a cena fuori stasera, perché sono arrivate la sorella di Luca insieme ad altri due suoi amiche. Magari dopo ve le faccio salutare, raga, ok? Va bene, okay. Va bene, ciao! Buono? Allora, io e Luca abbiamo fatto merendina con i pasticcini che abbiamo comprato. Sono molto buone. Io sono devastato, ragazzi, devastato. Sono stanchissimo, però. Allora, ragazzi, stasera andremo... Oh, ho perso acqua perché ho lavato i capelli. Stasera andremo ad un ristorante. Il mio outfit è il seguente. Allora, ho questa maglietta, sono mangiato il labbro, questi pantaloncini e le All Star bianche. Allora, Luca mi ha detto di vestirmi molto comunque tranquillo, infatti non è che sia elegante, sono sportivo, perché mi ha detto che comunque è un ristorante molto easy. Mentre Luca, se venisse qua, vi potrei far vedere com'è vestito. Rullo di tamburi e Luca è vestito così. Allora, questa camicetta, poi ha questi pantaloni e poi anche lui le All Star, però alza il piede,
Lui però c'ha le ale All Star corte. Niente, quindi adesso ci avvieremo in questo... ci avvieremo in questo ristorante. Non sto a portare la fotomacchina perché comunque tanto non... Ragazzi, guardatelo. Vabbè, perché comunque non vloggerò perché tanto non porto la borsa né niente, quindi per quello. E noi ci vedremo dopo che vi do la buonanotte. Allora ragazzi, perché mi vedete rosso? Perché alla fine mi sono cambiato. Magari questi outfit, ovviamente, come vi ho già detto, li rivedrete più giorni. Perché non è che ho portato via una valigia di roba, cioè non ho portato via tanto. Però dipenderà dalle serate. Però comunque mi sono messo questo outfit rosso. Fai uscire il capezzolo. Con i pantaloni neri. E questo outfit mi piace tanto e lo vedrete nel corso del vlog ancora. Speriamo, magari mi cambierò. Cioè, mi cambio perché le cose le lamo. Però. Boncione. Comunque, vi volevo. Non vi faccio vedere Luca perché c'è questa voce fuori campo. Non vi faccio vedere Luca, ma Luca è veramente preso in modo osceno. Quindi non ve lo faccio vedere. Il boxer. E no, è osceno. Ah, anche lui è una mutanda rossa, adesso che vedo. Comunque vi auguro, vi volevamo augurare una buonissima notte. Vi ringrazio ancora per aver seguito. Se siete arrivati già fino a qua, che è il terzo giorno già. Già siete già al terzo giorno, già un bel traguardo ragazzi, ce ne mancano 10, 9, 8, una settimana ci manca ragazzi, resistete mi raccomando, noi ci vedremo domani come al solito, buonanotte. Allora ragazzi, buongiorno, non vi ho ancora dato il buongiorno oggi, praticamente stamattina mi sono messo a pulire casa, da fare proprio la donna di casa, la Putzfrau, in tedesco vuol dire la donna delle pulizie, Putz deriva dal verbo putzen che vuol dire pulire, Frau che è la donna, dai, signora non donna, no vabbè io spiego, comunque adesso siamo arrivati appunto in questo posto che si chiama Panino Giusto, per mangiare appunto un panino, perché dopo andremo in spiaggia, giusto Luca, giusto. Quindi dopo andremo in spiaggia e vi farò salutare anche dalla sorella di Luca, anzi Alessia, vi faccio già salutare da Alessia, guardate che bella questa ciao. Poi c'è Andrea e poi c'è Monica che scappa, non vuole salutarvi ragazzi, è la sorella di Luca. Ah, ciao! E niente, quindi adesso siamo arrivati a proveremo un po' il tutto. Allora, io ho preso due toast classici, quindi con formaggio e prosciutto cotto, una cosa molto easy e appunto classica. Bene ragazzi, adesso siamo ad un'altra spiaggia. Dopo in teoria dovrebbero arrivare anche la sorella di Luca, Alessia ed Andrea, dovrebbero arrivare anche loro qua. Però io e Luca siamo andati con la nostra macchinina perché così almeno ci godiamo un po' il sole. Guardate che bellezza. Anche perché stasera dobbiamo andare a mangiarci la pizza. Quindi allora che andiamo a casa ci risistemiamo, ci vuole un po' più di tempo. Ora mi avete imparato, avrete capito che quando ho il costumino corto ho questo vestitino. Ah, preso da Alcott e anche la borsa abbinata ovviamente presa da Alcott. Spiaggia tranquilla, molto molto bello ragazzi. Ve lo dichiaro. Che bonita. Da qui però la spiaggia. Un po' piccolina, cioè, vedete, è un po' piccina la spiaggia, questo è il problema. La spiaggia è tutto qua. Non sappiamo dove andare, non c'è spazio per tutti. Eccoci che stiamo andando a mangiare la pizza, ragazzi, siamo vestiti uguali, totalmente uguali. Con le all, pantaloni rossi e maglietta presa in Germania insieme a Luca, cioè guarda quanta luce. Vabbè. Sono etereo. Adesso andremo a mangiare. Sembri fatto. Adesso andremo a mangiare la pizza. Allora, io ho preso la pizza margherita con sulle patatine. Luca fa... Beh, Luca già ha iniziato a mangiare perché Luca. Mangi sempre tu? No, fa matto. Sei un po' sciupato? Sei stanco? Hai visto? E niente, quindi questo è quanto, ragazzi. Buon appetito a tutti. Vai Luca, accendi le luci. Wow, come c'è fu. Allora ragazzi, ormai sono le 10:10. Avete visto che ho mangiato la pizza, di dolce ho preso il tiramisù, però ho mangiato in fretta quindi non ho neanche ripreso, scusate Luca dietro. E io vi volevo augurare una buonissima, buonissima notte. E adesso appuntamento con... Temptation Island, right. E noi ci vediamo ovviamente domani. Ah, mi devo ricordare, devo trovare un attimo di tempo per raccontarvi
quella cosa che vi ho già accennato che ci è successa di brutto a me e Luca. A noi, a loro. Buonanotte ragazzi, col cuore come Barbara D'Ursa. Cheers. Cheers. Di nuovo velato, buonanotte, ma Luca mi sta prendendo in giro, perché? No, non è vero ragazzi. Spiega, dai, spiega cosa è successo. No, praticamente eravamo al tavolo, avevamo preso la Coca Zero, no? E il cameriere ha pensato bene di portarci dell'extra ghiaccio e limone. Spiega come ho detto al cameriere quando ho portato l'extra ghiaccio. E ha portato l'extra ghiaccio e limone e Tiago ha detto grazie mille, gentilissimo. Ragazzi, sta pigliando per i fondelli, diciamo così per non dire una parolaccia. Ma avresti dovuto vederlo, cioè. Ma pensavo che tu non avessi, non te ne fossi accorto. Io mi accorgo di tutto, bello. E invece oramai mi conosce come le sue tasche. Ciao. Buongiorno. Questo era un buongiorno diverso dal solito. Vi volevo dire che ieri sera le amiche di Luca e la sorella di Luca, anzi la sorella di Luca e l'amica della sorella di Luca, mi hanno fatto uno scherzo. Ossia sono andate a comprare queste stronzettine apposta degli animaletti, perché io a mezzogiorno avevo detto che avevo il terrore dei ragni, ho quasi schifo a toccarlo, e le ragazze hanno messo questo sul letto, ok? E poi sotto le lenzuola, giusto per farmi, faccio quasi fatica a toccarlo, per farmi spaventare a morte, hanno messo questo. Cioè io, che poi ho il terrore proprio del ragno, proprio il terrore, cioè Luca mezzo nudo, e io proprio sono stato quasi male, cioè nel senso, lì per lì, se non, cioè di sera era, ho tirato indietro, mi sono spaventato perché ho detto, oddio, cos'è sta roba? Però sono veramente queste ragazze, Luca, sempre nudo. Ci sono queste ragazze, cioè veramente che io devo pensare a un modo per vendicarmi. Sì, 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 e lo troverò molto presto. Adesso andremo a fare colazione e vi porteremo con noi. Allora ragazzi, io mi sono fatto una piadina con la Nutella e berrò il lattino. Metterò mai a fuoco latte fresco intero, che è bello ghiacciato, così mi viene lo squaraus di primo mattino. Invece Tiago adesso si farà le fettine di pane integrale alla piastra con sulla Nutella. Alla piastra? No, no, la Nutella. Una con la Nutella. Ah, scusa, con la marmellata. Basta, grazie. Ciao. Ciao. Basta. Allora, come ha detto prima Luca, mi sono fatto panino con la Nutella che è... Oddio, dove mi ha detto? Ok, questo e questo panino vuoto, perché metto dopo la marmellata, che non so ancora quale scegliere. Prenderò albicocca e pesche, perché frutti rossi tipo ciliegie e fragole non le posso mangiare. Però dovrei fare vloggare un po' più spesso Luca. Vi piace Luca come vloggatore? Nice! Colazione finita. Costumino messo. Ok, io questo, non guardate la mia pancia ragazzi, perché vabbò. Non guardate il casino sul letto, perché stiamo per lasciare... Oh! Stiamo per lasciare la stanza. Questo non è motivo per lasciare il letto disordinato, ma adesso sistemeremo un attimino. E volevo dirvi che oggi andremo ancora mai a Sardegna, quindi è inutile che vi porti con me. Stasera arriverà il fidanzato di Monica e quindi magari usciremo ancora a cena tutti insieme. E quindi vedremo, però dopo quando ritorno per pranzo, ragazzi, quando cammo becco, ovviamente vi porterò con me per vedere il pranzo, cosa mangeremo di sfizioso. Quindi ci vedremo dopo, adesso sono tipo le 9:30, quindi ci avvieremo per la spiaggia. Ciao! Allora, siamo... Ecco. Mi interrompono. Stiamo uscendo dall'ascensore. E... Sì, anche la benzina. Sì, quello che parla è il fidanzato di Monica. Io ho scroccato tutto stasera. Comunque, allora, gli outfit sono molto carini questa sera, ragazzi. Quindi io sono tutto blu. Osvaldo, vuoi... Sì, sì, io ci vengo nei video con te, Tiago. Lui Osvaldo. Allora, Monica e lei, guardate com'è carina, sorella di Luca. Poi abbiamo Sonia. Qua... Sonia, tu essere preso il taglio? No, io sono the show tonight. Poi abbiamo Andrea. Andrea, wait Roberto. Con i bei tacchi. E poi abbiamo infine Alessia, la nostra Wonder Woman. Adesso stiamo andando al finger. Ah, è plurale? Ok, fingers. Twitter.
per andare, che è un fusion tra, spiega Luca che non so, fusion giapponese brasiliano. Ok, quindi andremo a questo fusion per provare un po', perché in pratica lo chef è giapponese e ha sposato una brasiliana che è anche lei proprietaria del locale. Ok, per questo motivo andremo a questo posto. Dopo vi farò vedere cosa mangeremo. Bene, ah, il posto si trova a Porto Cervo, che l'avete già visto l'altra sera, by night. Giusto per dirvi un attimino dove siamo ubicati. A dopo! Mi piacerebbe, lo gustaría. È qualcosa di... Questo è quello che ha preso Luca. È una tartare di... È una tartare di tonno. No, ecco, e io questo croc che c'è praticamente salmone, Luca, salmone e Philadelphia, carne, chips, ha detto, dovete immaginarvi qui delle chips, e questo è riso. Scusate per la luce, ma non è colpa nostra. Che cos'è che ha preso? Ci sono le luci soffuse. Voglio dire subitissimo una cosa, allora, una chicca. A parte che i camerieri qua sono tutti molto simpatici. E poi il tiramisù ce l'hanno portato nella scatoletta di tonno con una salsina rossa. Infatti tutti mi hanno detto sarà di sicuro fragola. Invece l'abbiamo assaggiata, ragazzi, e che schifo. Disgustosa. Dopo abbiamo chiesto... Era salatissima. Luca, cosa succede? Sono le caramelle, te. Non c'era questo l'anno scorso? No. Ma c'è Enzo Mitch. Enzo Mitch. Enzo poi. Quindi è stata una serata molto molto bella. E comunque... Adesso noi andremo a casa, cioè facciamo un giro qui per Porto Cervo e poi andremo a casina. Non so se le ragazze vogliono fare le donne forti, andare e uscire, perché sinceramente stamattina sono svegliate l'ora alle 7, noi un pochino dopo. E niente, questo posto ve lo consiglio. E niente, that's it. Quindi io direi che per stasera avete visto anche questa esperienza. Vi ringrazio ancora una volta per aver seguito questa giornata. E noi ci vedremo ovviamente domani tutti insieme. Vero, Luke?